oggi ho preparato per la mia colazione dei buonissimi krapfen ripieni. Li ho farciti con Nutella e con marmellata di pesche. Seguite il mio video, vi spiego come prepararli con il Mr. Cuisine Connect e con il Mr. Cuisine Plus. Vi do tutti i suggerimenti e gli ingredienti. Per preparare i nostri krapfen, quindi gli ingredienti saranno 200 g di latte, mezzo panetto di lievito di birra fresco corrispondente a circa 12 grammi, 60 g di zucchero, 500 g di farina 00, un cucchiaino di zucchero vanigliato, un uovo, un pizzico di sale, 60 g di burro morbido. In più, poi, per la preparazione occorrerà un cucchiaino di burro per imburrare la ciotola in cui andremo a fare la lievitazione e un tuorlo d'uovo e due cucchiai di latte per spennellare i nostri krapfen. La prima cosa che facciamo è mettere il latte, il lievito e lo zucchero nel boccale. Latte, lievito sbriciolato e zucchero. Ed impostiamo 37 gradi, velocità 2 per 2 minuti. Vediamo il piatto. A questo punto mettiamo la farina. Zucchero vanigliato, il pizzico di sale, e l'uovo. Dopodiché andiamo ad impostare la funzione impastare per 2 minuti, non mettiamo ancora il burro. Adesso mettiamo il burro. Impostiamo di nuovo la funzione impastare ancora per 2 minuti. Nel frattempo abbiamo imburrato una ciotola, io utilizzerò un contenitore con coperchio. E andiamo a posizionare all'interno l'impasto che si è formato nel boccale. Questo impasto lieviterà in ciotola per circa un'ora. L'impasto è parecchio appiccicoso, cercate di lavorarlo con le mani fino a fare una palla e lasciatelo lievitare in un luogo caldo. Spento con la luce del forno accesa. Ci vediamo tra circa un'ora. L'ora è passata, l'impasto dei nostri krapfen è lievitato, guardate quanto è diventato grande, e adesso andiamo a fare delle palline, ne facciamo circa 12 con questo impasto, le andiamo a posizionare su una leccarda ricoperta di carta da forno, dopodiché le faremo riposare per e lievitare ovviamente per ulteriori 45 minuti. Quindi prendiamo una parte di impasto, facciamo delle palline, circa di questa grandezza, e le mettiamo distanti sulla leccarda. Ci vediamo tra un po' quando avrò terminato di completare l'intero vassoio. Ho terminato di formare le palline,
E adesso le metto a lievitare per altri 45 minuti, dopodiché le andrò a spennellare con il latte e con il tuorlo battuti e le porrò in forno preriscaldato a 200 gradi per circa 15 minuti. Ma comunque ci vediamo tra 45 minuti per vedere come le spennello con il latte e tuorlo. A tra poco! Ecco i nostri krapfen che sono lievitati 45 minuti. Adesso li vado a spennellare con il solo latte. Voi se potete, se volete potete usare anche l'uovo. A me non piace molto, quindi andrò a spennellarli solo con il latte. E poi li andrò a mettere, come già vi avevo detto, nel forno preriscaldato a 200 gradi. Ce li terrò per 15 minuti finché non sono belli dorati in superficie. Successivamente andrò a farcirli o con marmellata o con Nutella o con crema utilizzando una sac à poche. Adesso finisco di spennellare in forno e ci vediamo tra circa 15 minuti per il risultato finale. I nostri krapfen sono pronti, vedete, sono doratissimi. Adesso li vado a farcire con Nutella o con marmellata, con la sac à poche e poi decorarli con zucchero a velo. Allora, vedete, i nostri krapfen sono farciti. E allora, in alcuni, come vi dicevo, ho messo la Nutella. Adesso vi faccio vedere. Guardate, ah, la Nutella che proprio cola e la morbidezza del nostro krapfen. Altri li ho farciti invece con della marmellata di pesche. Se volete potete anche lasciarli semplici, senza nessuna farcitura, sono ottimi comunque. Spero che la ricetta vi sia piaciuta e se vi è piaciuta mettete un like a questo video. Vi invito a seguirmi sul sito www.messiericette.it e se volete potete iscrivervi anche al nostro gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia, in cui trovate tantissime ricette e idee e suggerimenti per i nostri robot da cucina. Ma soprattutto iscrivetevi a questo canale In Cucina con Messier e buona cucina a tutti!